Bentornati a Citofonera di Nolfi. Nell'infausto giorno dell'aumento dell'IVA abbiamo sentito il presidente della Commissione Industria del Senato, Partito Democratico, Massimo Mucchetti, che ha detto è tutta colpa di Berlusconi. E allora voglio riequilibrare come fanno i bravi conduttori e vado da Salvatore Tramontano, Il Giornale, scatta la tassa Letta, cioè la visione completamente opposta. Buongiorno Salvatore. Buongiorno. Allora, scatta la tassa Letta, nuovo... No, no, voglio leggere ai nostri ascoltatori, sì. Ascoltatori che magari non hanno comprato il giornale, cosa avete scritto in prima pagina, ma compratelo, è anche una pubblicità. Ripicca, vigliacca, scatta la tassa Letta, nuovo regalo della sinistra, oggi sale l'IVA. Berlusconi dice basta, mettete che al partito. Allora, è la tassa Letta, Salvatore? Guarda, capisco che è difficile essere credibili in un momento in cui tutti danno è colpa tua, è colpa tua. Il gioco del cerino, l'ho detto quindi, con Massimo Mucchetti e mi ha salito la giugulare. Insomma, ho avuto 40 minuti di lite spiegando. Io non credo più al mondo dei buoni e dei cattivi, ma lui mi ha spiegato che è solo colpa di Berlusconi. Adesso tu mi devi spiegare perché ovvio. È solo colpa di Letta. Insomma. No, io non ho detto che allora, scatta la tassa Letta. Che ormai qualsiasi cosa accade è colpa di Berlusconi. Questo ormai è una cosa. E mutatis mutandis, qualsiasi cosa accade quindi, è colpa del PD, diciamo dall'altra parte. No, perché, beh, non proprio così perché. Esageriamo, le crisi, quando se tutte le borse del mondo vanno male e dicono che è colpa di Berlusconi, voglio dire, allora nonostante ci sono problemi dell'economia USA e tutte queste cose qui, quindi è evidente che ci sia un allargamento ormai esagerato, per non parlare dello spread che ieri doveva precipitare, non è precipitato, comunque a parte questo. Perché la colpa che è Letta? Mi sembra secondo me molto chiaro, perché la tassa IVA si poteva tranquillamente bloccare. Se, al di là della crisi, se c'è l'interesse del governo fosse stato quello degli italiani e non quello di ovviamente giocarsi in chiave elettorale e strumentale il blocco dell'IVA, si poteva tranquillamente fare venerdì, a prescindere dai problemi di governo. Non si è voluto fare per addossare Berlusconi della colpa del mancato blocco dell'IVA. Questa è la colpa, perché se tu cerchi di presentare il blocco dell'IVA dandogli come possibilità soltanto l'aumento della benzina di 2,5 centesimi, allora è un cavolo e tutt'uno. Che fai? Togli, blocchi una tassa per aumentarne altre, che poi diventerebbero praticamente quasi peggio dell'IVA, quasi ho detto peggio dell'IVA. Quindi mi sembra abbastanza evidente anche la strumentalizzazione della vicenda, però è ovvio che ognuno se la pensa come gli pare, è colpa di Berlusconi e colpa di Letta. Il dramma è che dentro a questa cosa, per cui uno dice bianco se è bianco e l'altro dice nero se è nero, come dicevi italiani. Prima te, no, sai cos'è la cosa più grave? È che la credibilità affonda, perché a chi c'è? L'italiano diceva tanto qui... è questione di parrocchia, non c'è un'analisi seria sul tema. Posso provare l'analisi? Io c'è l'interesse dell'italiano, non c'è l'interesse del paese. Ecco, questo paese, bravo. Oggi non succede niente, non c'è una manifestazione, non c'è una reazione. Gli hanno tolto 200 euro di tasca a famiglia e nessuno dice ah. No, sono rassegnati, siamo un popolo rassegnato, siamo. Ormai non ci aspettiamo più, solo il peggio ci aspettiamo. Questo è il punto. Su questo sei unito a Mucchetti, avete usato la stessa identica parola, tutte e due, rassegnati. Mi devo preoccupare, mi sa di sì, insomma. No, si devono preoccupare gli italiani della loro rassegnazione, perché questo è l'elemento più preoccupante. Se neanche quando ti sfilano i soldi di tasca reagisci, diciamo che ormai il clima sarà veramente pesante. Volevo dare un tentativo, un abbozzo di analisi su cui sto ragionando in questi giorni. In realtà tutto questo è figlio di due scontri, uno dentro il PD, uno dentro il PDL per il controllo dei rispettivi partiti. Ovviamente Berlusconi ha molto saldo il controllo nel PD, nel PDL, però cominciano ad affacciarsi alcune questioni che hanno addirittura coinvolto il giornale, il famoso metodo boffo. Come avete discusso in redazione il fatto che Angelino Alfano ha scoperto il metodo boffo? Ma guarda, il metodo boffo è un modo per rifiutare le critiche, perché io sfido chiunque, soprattutto quelli che non hanno letto il pezzo, l'articolo di ieri del direttore Sallusti, di leggerselo. Io l'ho letto perché, e ho capito che però nel riferimento a Gianfranco Fini c'era un po' di malizia su. Ma la malizia, voglio dire, tu mi spieghi, la malizia fa parte della vita. Sicurati, che dice niente. Dire che un po' di pizzico di malizia sia il metodo boffo, sinceramente, mi ammetterai che ce ne corre, o no? Perché? Infatti la domanda è, che cosa vi siete detti? Che è successo? Perché Alfano ha detto metodo boffo?
Perché l'editoriale non era oggettivamente un editoriale, diciamo, alla vecchia maniera, diciamo, era piuttosto soft. Alla vecchia maniera, però, anche questo, cioè, bisogna fare partire da lontano. Allora, su Boppo è stato commesso sicuramente un errore, è stato ammesso, abbiamo chiesto anche scusa a suo tempo. Ora, da questo, metterci un'etichetta su tutto ciò che fa il giornale mi sembra veramente molto, molto cattivo, ma soprattutto penalizzante nei confronti della libertà di stampa. Qui abbiamo giornali, e non faccio nomi, che sistematicamente fanno campagne e vengono vendute come grandissime inchieste, e sono semplicemente delle veline passate dalle magistrature. Noi facciamo inchiesta, noi è diventata la macchina del fango. Cioè, adesso sinceramente. No, io sono d'accordissimo con te, questo sono assolutamente d'accordo. Il colore del giornale fa il fango o l'inchiesta, questo mi sembra evidente in Italia, purtroppo. Ecco, ora il punto è che lui è chiaramente una fase delicata, come siamo tutti consapevoli, quindi per lui è il momento di prendere una decisione difficilissima, perché al di là delle scelte che farà, il suo credo rapporto con il Cavaliere sia sincero. Quindi di conseguenza è chiaro che in un momento del genere dover tagliare sul cordone ombelicale con quello che poi l'ha creato non è una cosa semplice. Quindi di conseguenza è molto nervoso, è particolarmente sensibile alle critiche e soprattutto cerca un pretesto, è anche strumentale. Ah, cerca un pretesto, questo è interessante. Cioè tu secondo te sta cercando un modo di sfilarsi da questa guardia? No, cerca un pretesto per attaccare quello... quello che non è in grado, capace, si sente di dire a Berlusconi, lo dice attraverso l'attacco a Sallusti. Questo è il... È più una dimensione quasi psicologica, insomma. Non riesce a uccidere il padre, uccide l'amico del padre. È molto probabile. È molto probabile. Ammesso che, soprattutto fatto da una persona che dovrebbe conoscere Berlusconi con meglio di chiunque altro. Quindi digli che Berlusconi è ostaggio di quattro falchi. Mi sembra veramente la cosa più ridicola per chi conosce Berlusconi, io non sono tra quelli, in assoluto. Lui se lo dovrebbe conoscere benissimo, sa bene che Berlusconi si fa convincere né da lui, né dalla Santanchè, né da Verdini, né da Lupi. Berlusconi è uno che ascolta tutti e poi la decisione la prende lui, punto e basta. Cioè non è che si sta, capito, che sta a sentire. Allora tutte le volte che decide per i falchi, che hanno ascoltato i falchi, e le colombe, vuol dire che è stato convinto dalle colombe. Senti, non ti ha impressionato in termini proprio così quasi plastici il fatto che le colombe sono i cinque ministri? Cioè, questa è una cosa abbastanza falchi, quelli che volevano fare i ministri e non sono diventati ministri, invece colombe quelli che sono ministri. Cioè, abbastanza furioso. No, guarda, sulle colombe sono d'accordo con te, questa è malizia, però poi ci accuserebbero. No, lo dico io, infatti. L'impressione plastica. Sei stato contagiato dal metodo boffo. Sì. Boffo. Quindi voglio dire, è chiaro che c'è un interesse anche personale legittimo, ovviamente. Per quanto riguarda invece i falchi, io non so perché, per esempio, Brunetta, che avrebbe aspirato a diventare ministro, non è che sia un falco. La Santanchè è qui, però hanno tolto pure il posto da vicepresidente della Camera, un pochino più. Ma la Santanchè non è che volesse fare, non è mai stata in lista per diventare ministro. Comunque è pure lecito che uno adesso... No, anche in tutto questo mondo marcio, cioè un minimo anche di credibilità, uno dovrebbe avere la stessa. Io posso pure credere una cosa che sia giusta o sbagliata e perseguirla, no? Non è detto che ci sono per forza gli interessi. Però se la salta che è Verdini, Chedini, quelli loro siano convinti che questa sia la strategia giusta per il partito, per il Cavaliere, cioè non è che perché ci deve essere forza un interesse dietro. Cioè, allora io, se devo discutere gli interessi, devo pensare che uno come Alfano, che improvvisamente è ministro degli interni, vice premier, segretario di un partito, domani si ritrova in 24 ore, 48 ore, si ritrova senza ministro dell'interno, senza vice premier, senza guida di un partito. Allora che pensi? No, ma io invece penso sia sempre la questione di interessi, quindi in politica ho imparato questo, non li vedo i grandi ideali. Gli ideali non appunto esistono. Esiste la ciccia, quindi sopravvivo come sopravvivo, è sempre quello, Salvatore. La vera partita, e tu lo sai meglio di me, ne sono convinto, non è l'IVA, purtroppo per gli italiani, non sono gli interessi, la stabilità, la responsabilità, lo spread e tutto.
Il vero interesse era purtroppo è una squallida partita politica. Ma certo, la catena di controllo dei due principali partiti, il PD con i suoi problemi e il PDL con i suoi. No, non solo, è in atto un'operazione sponsorizzata da Enrico Letta per far sì che ci sia una scissione nel PDL, perché si formi il famoso partito Italia Popolare o come si chiamerà lui, PPE, che va avanti da mesi. Ora chiaramente era giunto, era prossima alla conclusione, che doveva prevedere una parte del PDL, quello che resta di Scelta Civica e quello che resta dell'UDC. Questo polo avrebbe dovuto permettere a Letta di governare fino al 2018 e a asfaltare ovviamente le ambizioni di Renzi. E nello stesso tempo avrebbe dovuto asfaltare dall'altra parte Berlusconi, perché nel momento in cui questo governo dura fino al 2018, ovviamente Berlusconi è condannato agli arresti domiciliari o ai servizi sociali, quindi col tempo loro pensano Berlusconi viene fatto così, inevitabilmente fuori gioco. Questa è l'operazione in atto, poi tutto il resto tutte chiacchiere a uso e consumo per chi ha bocca. Poi questo è il punto, poi mi deve spiegare questo famoso partito dei moderati, ma che vuol dire essere moderati? Stare zitti e abbozzare, perché se tu apri bocca sei un estremista. Senti, lo scenario come lo vedi? Lo fanno sto gruppo parlamentare? Che cosa, che polso hai? Stanotte è stata molto drammatica, credo che siano stati molto vicini alla rottura definitiva Alfano e Berlusconi. Ti confesso, ancora non so le ultime sia proprio finita, perché le ultime che giravano ieri notte erano che avrebbero trovato un compromesso, ecco, la parola giusta sarebbe questo, per un ordine del giorno che sarebbe andato al voto. Però bisogna, confesso, ancora non ho fatto il punto di quello, poi delle ultime, come quello che realmente è accaduto stanotte. Ti ringrazio, però magari ci sentiamo in queste giornate e ci aiuti insomma a dare una fotografia anche. Quando vuoi, comunque la situazione è molto vicina alla rottura, molto vicina alla rottura, era poi ovviamente se il Cavaliere è riuscito a recuperare. Faccio presente una cosa sola e poi vi lascio, che se c'è rottura, pensare che Berlusconi la subisca è un errore, perché Berlusconi sa benissimo che se lui va, dopo aver parlato con Alfano e i ministri, e va ai gruppi e gli striglia davanti a tutti e dice e va avanti per la sua strada, sa benissimo quale sarebbe stata la reazione. Quindi non è che lui la subisce, probabilmente, e io non so il motivo ovviamente, probabilmente quasi la auspica. Senti, ma lo schema che alcuni dicono di avere, come dire, un PDL e una Forza Italia che poi elettoralmente si ritrovano, in cui uno fa il poliziotto buono e uno quello cattivo, in realtà sia un gioco delle parti, me la escludi? Gira anche questa, no, io non escludo più nulla, qui ormai vediamo di tutto, non c'è da meravigliarsi di nulla, in modo più assoluto. Benissimo, grazie a Salvatore Tramontano, vice direttore del giornale, buona giornata. Arrivederci, buona giornata.